Questa è una delle tante scene quotidiane che dobbiamo sopportare nei canali con il nostro lavoro e soprattutto la città deve sopportarne. Barchi in ferro, barchi sempre più grandi dentro i canali, un traffico sempre più in aumento e ormai chi ne sta rimettendo soprattutto la città, perché per passare con queste barche puoi vedere che devono dare un colpo di qua, un colpo di là e che normalmente quello che va giù sono i pezzi delle case. Questo è quello che la città e quello che l'amministrazione offre alla città. Anarchia completa. Il risultato di tutto questo è drammaticamente evidente a chiunque percorra l'intrico di Rii nel sestiere di San Marco. Non un solo ponte è destinato a rimanere in piedi, le crepe si allargano ovunque, gli elementi ornamentali si staccano e cadono in acqua, le strutture portanti rischiano il cedimento. Questo è il ponte dei Bareteri, tra Rialto e San Marco. Qualche giorno fa una grossa sezione dell'arcata è finita in fondo al Rio. L'hanno recuperata i sommozzatori e adesso si trova assicurata la riva con delle cime. Quando l'amministrazione avrà i soldi, la rimetterà al suo posto. Poi ci sono le scusanti che non ci sono i soldi per le manutenzioni ordinarie, straordinarie, o per il MOSE o per altre cose. Però vedo sempre che qualche progetto nuovo salta sempre fuori, Calatrava, People Mover e altre cose, dove mangiano vagoni di soldi. Però la nostra città storica, quella che il turista viene per ammirare, sicuramente non viene a ammirare il Calatrava, cade a pezzi sotto i nostri occhi quotidianamente. Quello che mi dispiace è che molti di veneziani vedono ma tacciono. Intanto il traffico nei Rii assomiglia ormai a quello del porto di Marsiglia. A causare i danni peggiori, le grandi e vetuste imbarcazioni di Veritas che raccolgono rifiuti per conto del comune. Il passaggio sotto alcuni ponti è questione di centimetri, gli urti sono inevitabili. Per mettere fine a tutto questo basterebbe applicare finalmente le poche semplici regole di cui si parla da decenni. Servirebbero fasce orarie in alcuni punti della città. Non si possono vedere per esempio le barche dell'AMA ancora in giro nella città alle 11, alle 12 del giorno. I taxi eliminarli dai piccoli canali e farli transitare a parte esterna più larga, creando dei posti di armeggio per l'imbarco e sbarco delle persone e con l'aiuto, se è possibile, di portabagagli. Tu si dà anche nuovo lavoro a gente. Per limitare la larghezza dei barchi dentro i canali, basterebbe mettere due pali in testa al canale, poi la larghezza prestabilita, in modo tale che altre barche più grandi non possano entrare. Visto che purtroppo questi dei ditte, addirittura, è bloccato per farsi gli stessi permessi di transito. Gli interessi da toccare sarebbero troppi e allora meglio lasciare tutto com'è, sfruttare la città fino all'ultima pietra, fino a quando le orde dei turisti non se ne andranno altrove a farsi spennare, perché qui non sarà rimasto più nulla da vedere. Secondo me ormai si vive la giornata qui. Qui si mangia finché si può e per il futuro ben pochi ci pensano.